Insomma, noi parliamo sempre durante la Cioè, pausa beh, pubblicitaria, ci parlavamo mancherebbe altro. dell'Egitto, pensate un po', Penso insomma, un po'. a cosa eravamo arrivati. Vabbè, 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta, vediamo un po' se c'è subito un amico in linea, pronto? Pronto Enzo, buongiorno Michele, Ciao Michele, l'architetto, un saluto a ciao. Salvatore Buongiorno. Guastella. Ciao. Niente, insomma, avvocato Binga chiedeva ancora pazienza a noi tifosi, il tutto, vabbè, chiaramente la situazione è un po' paradossale, farsesca comunque, come dire, noi, io che fino all'altro ieri magari ero molto pessimista dopo Sì. le dichiarazioni di ieri di Antonio Mattarresi, anche se come diceva Salvatore Guastella, con il loro solito linguaggio proprio criptico, veramente vanno decifrate le parole, vanno misurate, quindi io. Ma io vado oltre, Michele, neanche tanto le parole, io credo che sono i fatti che vanno un attimo Sì. testati, perché adesso le parole se ne possono dire Sì, certo. tante, tante. Io devo dire che sto apprezzando molto la tenacia di Montemurro, Sì, una tenacia che io non avrei, per quanto anch'io. io ami il Bari, non avrei avuto la sua stessa tenacia No, nell'inseguire l'obiettivo, infatti. Enzo, e scusami. evidentemente vuole veramente il Bari, Sì. lo vuole tanto il Bari, No, eh. un'ultima cosa, perché si parlava appunto della questione stadio, Emiliano, così, e quindi io spero come primo atto, anzi diciamo, è una cosa che gradirei, ma so che sarà praticamente impossibile, diciamo, che il nostro nuovo presidente Montemur, perché per me veramente è già il mio nuovo presidente, come primo atto faccio di tutto per riportare il Bari allo stadio della vittoria, perché per quanto ne dica l'assessore Sanni Candro, insomma, giocare in quello stadio così come adesso, ma per tutto il clima, l'atmosfera, anche se credo che si riaccenderà molto entusiasmo, però giocare in quello stadio, credimi, Va proprio bene, va bene, va non bene, va bene. va Grazie bene. Michele per il tuo intervento. Tornando un po' alla vicenda di prima, per quanto quella frase Emiliano l'abbia detta direttamente al giornalista di Repubblica, e peraltro ha firmato con me quel pezzo dell'altro giorno, però può essere da Emiliano una frase del genere, nel senso, conoscendo un po' l'Emiliano, quando Sì, gli secondo me ce prende, la può riprende essere giusta, vadano sì. a giocare ad Andria, può essere assolutamente, io obiettivamente, se è stata scritta una cosa del genere, qualcosa deve essere stato detto obiettivamente, però staremo a vedere. Emiliano, lasciamolo in pace, è un po' in vacanza, quando torna magari lo Se avrà andremo ad voglia, ascoltare. chiarirà sta cosa. Allora, rilassiamoci un po' anche noi, perché alla fine vediamo chi, partendo da Bari, ha fatto strada, fuori, carriera, soldi. Antonio Cassano, un breve stralcio dalla conferenza stampa di ieri a Parma. Io sicuramente dal primo giorno che ho sentito il direttore, innanzitutto tengo a precisare che devo ringraziare il Presidente che per me ha fatto uno sforzo enorme e mi ha convinto insieme a quel signore là che mi chiamava la notte, il giorno, il pomeriggio, le mattine, sentivo più il direttore che mia moglie, mi ha convinto ad accettare Parma, però non ho impiegato tanto ad accettare Parma perché io sono convinto, come ho fatto a Genova, di fare delle grandi cose. Poi non so dove arriveremo, però una cosa è certa che mi toglierò delle grandi soddisfazioni insieme alla mia squadra, perché questa è la mia sfida. Poi l'anno prossimo è l'anno del mondiale e l'anno del mondiale mi stimolerà ancora di più. Però io sono convinto che questa è la piazza, spero, incrocio le dita, che sia la mia ultima piazza, visto che un po' di squadre le ho cambiate, spero che sia la mia ultima piazza. E voglio finire alla grande. Ma io non sono una contropartita, io sono un protagonista e basta. Quando mi hanno detto che mi voleva il Parma, io ho accettato velocemente perché a me piacciono le grandi sfide e sono convinto che anche questa volta qua mi davano per finito e per morto dopo Madrid. Ho ripreso la nazionale, sono ritornato a essere un giocatore vero e sono convinto che anche stavolta qua vincerò io. Io tengo a ringraziare Moratti, Branchi Ausilio, ma non Mazzarri. Non Mazzarri per la sola motivazione, perché prima che lui firmasse mi aveva detto che io ero un titolare fisso. Poi ha firmato e mi ha detto che ero un titolare, sì, ma per andare a casa. Lui è stato bravo in una maniera, prima di firmare, e poi nell'altra, prima di darmi la spinta per mandarmi via. Io sono andato via dall'Inter perché lui ha detto che non rientravo nei suoi piani. Io sono un carattere particolare. La maggior parte delle volte, questa è la realtà dei fatti, sono passato dalla ragione al torto, perché ho un carattere molto. Mi basta che mi buttano un po' di benzina e mi incendio. Adesso sono arrivato a 31 anni con due figli, soprattutto. Io adesso dico una cosa al presidente, al direttore e all'allenatore, io avevo paura a venire qua.
avevo paura per la sola motivazione, perché dico nel calcio ci sono poche persone che io rispetto e voglio bene, e queste siete voi. Immaginate se io faccio qualcosa del genere, le poche persone che io voglio bene che faccio, vado a perdere. E solo quello mi ha fatto pensare un pochettino e mi ha fatto riflettere. L'unico dubbio avevo quello, dico non, ho il dubbio che se vengo là e faccio qualche, come hai chiamato te, casanata, ci rimarrei male io. Però loro mi hanno tranquillizzato, dice al basso ti do un paio di schiaffi, mi ha detto. Vabbè. Questo è Cassano, versione Cassano la parmigiana, insomma vedremo, insomma. Quello che mi piace di Cassano è che poi parla male dell'allenatore che ha avuto, come se l'allenatore non fosse libero di decidere se continuare o no con lui, cioè, sarà anche bravo ma non è il padre eterno, cioè, se Mazzarri dice che non rientra nei piani dell'Inter, lui dice che non è stato sincero, dice che prima la voleva, poi non la voleva. Non tocchiamo questo tasto, lasciamo, c'è qualche cosa che non voglio dire, non voglio inimicarmi gli ammiratori di Cassano, tra i quali ci sono anche io. Calcisticamente parlando. Per altri comportamenti non sono problemi. Ma tu stai bene fisicamente come Ventura? Guarda, Ventura è in vacanza con Ventura. Come lo vedi, mister Libidine? Sta bene, in vacanza, sta benissimo, e sta meglio di noi perché sta in vacanza. Sicuramente lui, Costa Smeraldo, la sua compagna barese, peraltro. Sta molto meglio, dai. Con la sua compagna barese, ecco, mister Libidine. Insomma, mi sa che qua soltanto noi ci siamo lasciati le pene addosso per quello che gli altri sono andati da Bari, hanno tratto spunto per fare, siamo contenti, ci mancherebbe, non bisogna mai invidiare quello che accade agli altri, ma noi continuiamo a portarci la vera croce, siamo andati in Serie B, le penalizzazioni e gli altri per sei mesi alla grande a Bari, vedi, la carriera è riesplosa, no? adesso ci sono accuse verso di voi che fate i giornalisti, vi sento e leggo accuse più infamanti, prezzolati, fa parte. A volte la gente vuole l'esasperazione, a volte la gente non vuol leggere certe notizie, nel senso che o gli dici la cosa che vogliono sentirsi dire, ovviamente, in cui purtroppo io lo capisco, perché in questo momento i nervi dei tifosi baresi sono stati messi a dura prova e hanno ragione da vendere. Io devo dire, in certi momenti devo fare un distinguo fra Lenzo Tambora giornalista e Lenzo Tambora tifoso, perché non nascondo di essere un grandissimo tifoso del Bari, un tifoso da curva del Bari. Quindi devo fare molta attenzione, perché devo andare in trasmissione, devo fare quindi quasi la mattina una sorta di quando training autogeno. Ti guardi, devo fare il training quando autogeno, il tifoso guarda il giornalista. Perché se poco sbaglio la situazione e dentro qui da tifoso, a mio avviso, mi querelano a vita. Va bene. Allora c'è un amico in linea, pronto? Buon pomeriggio, ciao Enzo. Ciao Francesco, ti riconosco al volo. Francesco l'ottimista, ciao. Sì, il mitico Guastella. Buongiorno. Ascolta Enzo, adesso che ci siamo ripresi un po' tutti, e visto che ci ascolta anche qualcuno che ha voce in capitolo in società, volevo fare un appello, lanciare un appello, spezzare una lancia a favore dei giornalisti e dei tifosi del Bari, che ne supiscono di tanti colori, no? Sì. Allora io dico, come vada a finire, come vada, non si può mettere in comunicato stampa due parole, trattativa sospesa. Dico, da oggi in poi ripartiamo con uno stimolo diverso, cioè cerchiamo di avere più considerazione di chi come voi ci lavora per tanti mesi e di chi come i tifosi hanno fame di notizie e poi si ritrovano con due parole, trattativa sospesa. Cioè, c'è anche l'avvocato Biga, persona stimatissima da me, perché so che lui è più che un tifoso del Bari. Cioè, qualcuno che riferisse questo, almeno un minimo di considerazione, solo questo, perché penso che come tifosi e come giornalisti voi lo meritiate. Buona giornata. Grazie, devi sapere che quel comunicato arrivò intorno alle 10:15, quando le pagine del mio giornale, Repubblica, erano praticamente chiuse. Abbiamo dovuto fare dei pezzi strani, perché abbiamo fatto un attacco che diceva questo, e poi il resto del pezzo era rimasto quello qualora tutto fosse andato per il verso giusto. Tu immagina che pezzo strano è uscito quel giorno. Vabbè, infatti, so che molti di voi sono avete cose lavorato che succedono velocissimamente in quarto d'ora. Io voglio andare in vacanza quest'anno. A raggiungere, a proposito, bisogna adesso sai la località dove va il Bari? Sì. Hai già fatto tutto? Hanno detto che... Sai già tutto? Pare che hai prenotato, organizzato. No, io non ho prenotato niente. Speriamo che riusciamo a seguire il Bari anche quest'anno. Vediamo se riusciamo a vedere su Telebari questa trasmissione. Vediamo se riusciamo a dare notizie dal ritiro fresche, giornaliere. Ma dove è sto posto? Val di Non, giusto? Sì. Dove ci sono le mele buone, giusto? C'è stato, credo, 3 anni fa il Bologna, nella stessa località, se non mi ricordo male. Speriamo, insomma, che riusciamo a reperire i fondi per mostrare il nuovo Bari in tutti i sensi, nuovo proprio. Vediamo.
Vabbè, vedremo. Siamo in chiusura, mi dicono. Vabbè, allora dobbiamo salutarci. Salvatore, niente. Speriamo che la prossima settimana mi rinviti un'altra volta per riparlare di altre cose. Riserve del venerdì, capito? A fine settimana, no, di altre cose. Ma Mister X, che fine ha fatto Mister X? Ti ricordi Mister X? Guarda, Mister X... Ma chi è sto Mister X? Io ricordo... Io Fascetto lo chiamo Mister X, che diceva che un punto è meglio che perdere. Perché tanti pareggi... Tanti pareggi, quello, ho pensato a Fascetto in un primo momento. Però... Adesso non voglio buttare un altro sasso nello stagno. Non è che esce Mister X adesso improvvisamente. Pare che questo Mister X sia quello che abbia aiutato il Bari in questo ultimo frangente, dai. Addirittura, che ha pagato l'iscrizione. Così hanno le voci. Il Bari ha avuto un cambio di marcia improvviso, nel senso di colpo sono usciti soldi, iscrizione. Spalmatura zero, paghiamo gli stipendi direttamente ai giocatori, no? Può essere. Quanta gente avrebbe bisogno di Mister questo X? Questo lo diceva perché è arrivato un SMS nel è arrivato un SMS sul cellulare di personale di Enzo e quindi dice che Mister X non si sa mai, ho avuto tanti di quei messaggi in questi ultimi tempi. Vabbè, grazie a Salvatore Guastello, grazie anche a voi. A lunedì col biancarosso di Bisport. Ciao. I got a feeling that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be